Per l'acqua si possono anche combattere delle guerre, questi conflitti possono essere prevenuti? Assolutamente sì, questi conflitti possono essere prevenuti e si possono prevenire con la cooperazione, quindi con progetti di collaborazione, col dialogo, e soltanto così si prevengono, anzi diventano una sfida per la crescita, perché l'acqua è lo strumento fondamentale per la crescita. E quindi si tratta di condividere questa risorsa, imparare a lavorarci insieme? Nel modo più assoluto, con tutte le sfide che pone. Quindi c'è per esempio nel contesto della Convenzione c'è l'approccio Nexus, che è un approccio che che evidenzia l'intersettorialità. Quindi c'è l'acqua, l'energia, l'agricoltura, quindi con e tutti questi elementi che sono connessi con l'elemento acqua e sono la base per lo sviluppo. Ci sono degli esempi concreti e esportabili di convivenza e di dialogo su questo tema? Beh, questo assolutamente sì, ci sono moltissimi esempi proprio dove nascendo proprio dalla necessità di dover collaborare, perché le risorse limitate pongono poi la sfida, c'è un out, quindi ponendo questo ci sono degli esempi numerosi nel mondo dove la collaborazione ha prevalso.